Ciao a tutti, oggi ci prendiamo cura del motocoltivatore, facciamo la manutenzione periodica, quella annuale, quella ordinaria, cioè se in mancanza di problemi è quella che andrebbe fatta tutti gli anni, e cominciamo dal cambio dell'olio. Questo è un 9 cavalli benzina, quindi adesso vi faccio vedere. Il cambio dell'olio è estremamente semplice. L'olio va sempre raccolto, poi smaltito. Ci sono i consorzi che lo raccolgono, qui parliamo di quantità molto piccole di olio, quindi se avete un amico meccanico glielo portate e lui lo smaltisce per voi. Togliamo il tappo di immissione, olio a circa un anno avrà lavorato una ventina di ore a occhio. Come vedete è molto scuro, è un olio che è esausto, ormai è lavorato. Prima di iniziare la stagione io cambio sempre l'olio. Un cenno sull'olio che andremo a mettere è un 1540 minerale, eccolo qui, un semplicissimo 1540 minerale multigrado, va bene per tutto, benzina e diesel, quindi se avete un motocoltivatore diesel va bene anche questo. La gradazione è importante, io vi consiglio di guardare sul libretto di uso e manutenzione se ce l'avete a portata di mano o se avete un mezzo recente. Questo che ha i suoi anni, non ho il libretto di uso e manutenzione, ma su motori così datati va il 1540W. Difficilmente troverete motori che accettano oli sintetici o semisintetici con gradazioni diverse. Comunque voi guardate sempre il vostro libretto di uso e manutenzione, così non sbagliate. Ovviamente va messo in orizzontale per fare il cambio dell'olio, quindi se nel mio caso rimane già così perché ho abbassato la presa, bene, se no dovete mettere un sostegno sotto e tenere il motore in orizzontale quanto più possibile. Caso ho una chiave da 21, appena appena appoggiato, meglio non tirare troppo. Il livello dell'olio su questi mezzi si fa quando l'olio fuoriesce dal tappo di immissione. Non ci sono aste per controllare il livello. Io adesso verso l'olio, quando l'olio uscirà dal tappo di immissione, allora io avrò fatto il livello corretto. Ci siamo quasi. Dopo i primi 10-15 minuti di lavoro consiglio di fare il livello. Seconda fase. La seconda cosa da vedere è la candela. Questa ha almeno un paio d'anni, non l'ho mai cambiata, l'ho sempre pulita però. Togli la pipetta. Se riuscite a vederla, è a metà vita, ha una buona distanza dall'elettrodo, è un po' incrostata. Adesso farò così, la pulisco, la gratto con una spatola di ferro, poi come facevano i vecchi meccanici di una volta avvicinerò leggermente l'elettrodo e comunque nel giro di poche settimane la cambierò, giusto per fare un lavoro oggi e domani, e poi la cambierò.
tanto il costo irrisorio, conviene cambiarla. Ovviamente mi metto qui a favore di telecamera, ma questa la si mette al banco. Se si ha una spazzolina d'acciaio, un avvitatore ancora meglio, giusto per farvi vedere un attimino l'operazione di pulizia sia del filetto che degli elettrodi. Ok. Vedete, se riusciamo a metterla a fuoco, la si invita a mano, perché se si sfiletta la sede poi c'è da piangere. Se avete a disposizione un disossidante per contatti, vi consiglio di usarlo, perché io lo uso sempre. Male non li fa. Ok, andiamo a vedere la terza fase. Vediamo adesso la pulizia del filtro dell'aria. Questo è a bagno d'olio, è molto comune su questo genere di motocoltivatori. Consiste in una rete metallica posta dentro questo recipiente con un fondo di olio motore. Cosa succede? Quando l'aria viene aspirata, l'olio per aspirazione imbratta tutta la rete metallica. L'aria che passa lascia il pulviscolo, la polvere e le particelle sulla rete metallica imbrattata di olio. Quando poi il motocoltivatore si spegne, l'olio scende con le impurità, si raccoglie il fondo. L'idea è ingegnosa, semplice, non è assolutamente nuova ed è una parte molto delicata questa del motocoltivatore. Questa, come vi dicevo, è la rete metallica, è imbrattata d'olio perché l'ho utilizzato ieri. Adesso mi sposto la telecamera e faccio vedere il fondo dell'olio. Olio sporco ovviamente, quindi va gestito esattamente come l'olio motore. Quindi si toglie il tutto. E adesso andiamo al banco e lo puliamo. Allora, ci siamo messi al banco per la pulizia del filtro dell'aria. Scarichiamo l'olio esausto nel nostro bel contenitore. Le mie galline mi stanno chiamando. Potete pulire il filtro con diluente alla nitro o con benzina. E adesso al momento mi trovo un po' di benzina. Si versa sopra. Poco. Questo è un recipiente pulito, l'ho appena aperto, faccio vedere cosa metto a favore di camera, cosa viene fuori.
anche esternamente. Dopo bisogna soffiarlo con l'aria compressa. Abbiamo soffiato con l'aria compressa. Occupiamo di lavare questo, ma giusto una sciacquata. Inutile che vi dica, ovviamente poi questa benzina va smaltita e non riutilizzata perché impurità da paura. Per quanto concerne il livello dell'olio, adesso poi vi farò vedere, troverete all'interno o una tacca o, in questo caso voi non lo potete vedere, c'è scritto in inglese livello dell'olio ed è circa qui, quindi siamo al primo gradino. Soffiata. E chiudiamo, e anche questo abbiamo finito. Siamo alla fase di montaggio. Allora, aspetta. Ok, l'olio metto lo stesso che ho messo nel motore. Mangia, che dovevo pulire e non l'ho fatto. Anche questa gli vado a dare una pulita e arrivo. Il filtro dell'aria a posto. Qui, se siete incuriositi da questa benda, uno dei primi video che ho fatto l'anno scorso, avevo messo questa benda per collettore di scarico, perché qui abbiamo i tubi della benzina e la marmitta è molto calda e molto vicina ai tubi. È una coppiata che a me non piace personalmente. Sicuramente l'hanno studiata bene, ma io non mi fido, quindi ho messo la benda per collettori. Io qui anche a marmitta calda ci posso mettere la mano, quindi ho risolto il problema. È brutta un bel po' da vedere, però funziona e va bene così. L'ultimo controllo va fatto sull'olio del cambio. Qui andrebbe messo un multifunzionale SAE 30, un 30W. Onestamente non l'ho mai cambiato, però controllo i livelli. Il livello è buono, lo cambierò a fine stagione. Questo olio qui lavora per sbattimento, non ha pompe, non lavora in alta temperatura. Serve il cambio, gli ingranaggi, l'inversore rapido. Quindi vedo che è ancora buono e lo faremo poi a fine anno. L'ultima chicca, ma è una mia tara mentale, però io ve lo dico lo stesso, ve lo faccio vedere, poi se volete lo fate. Io a inizio stagione
spruzzo svitol ovunque vi sia, ovunque vi siano snodi. Tutti i leveraggi del cambio, dell'inversore. Se riesco all'interno della guaina. Sulle manopole. Sui leveraggi della frizione, per ultimo do una controllata alla pressione dei pneumatici. Fatto questo, se il mezzo è a posto, che non vi sono rotture, siete pronti a lavorare un'altra stagione. Vi consiglio solo appunto di ricontrollare spesso il livello dell'olio motore dico, e il livello dell'olio del filtro dell'aria. Se avete un mezzo diesel invece è tutto uguale, ovviamente non avete la candela all'accensione, un lavoro in meno. Dopo aver fatto manutenzione ce la meritiamo una partenza al primo colpo, cosa ne dite? Ho messo la corda, ho aperto un po' l'acceleratore. Grande Lombardini! Sotto questo suono vi ringrazio per aver visto questo video e per i tanti iscritti che ogni giorno vedo sul mio canale. Grazie e al prossimo video, che faremo probabilmente sul rinvaso delle piantine tolte dalla sedia. Alla prossima!